Era un rapporto molto conflittuale, era un rapporto doloroso. Mi ha messo le mani al collo, ho perso i sensi, mi sono risvegliata con questa sensazione di avere il viso completamente gonfio. La violenza è un fenomeno strutturale che riguarda tutte e tutti noi. A volte io ho quasi sperato che mi facesse del male fisico, perché almeno era dimostrabile. All'età di 5 anni ho assistito alla morte di mia madre per mano di mio padre. Laura non ha avuto via di scampo. Aprendo gli occhi, Marika si trova tutta insanguinata e vede papà accavacciato sulla sorellina che continua a colpirla. Ogni 3 giorni viene uccisa una donna e ogni 3 giorni resta orfano un bambino. Non sono affari di famiglia, sono affari di tutti. È un muro di volti terribile, chiaramente. Polizia di Milano, operatore 436. Se pensiamo che in Italia fino all'81 abbiamo avuto il delitto d'onore, ci parla di una società e di una cultura dove in qualche modo la violenza viene legittimata in nome di un valore alto come l'onore. Io non ho imparato realmente ad amare in un certo senso, lo sto imparando ora. La violenza sulle donne non è un problema della donna, è un problema dell'uomo. La denuncia per me è stata un'esperienza traumatica. Possiamo dare a loro degli strumenti che possono apprendere per conoscere meglio le loro fragilità e saperle gestire. Dobbiamo avere una cultura della prevenzione. Se interveniamo subito e prima di subito, ecco, mi piace dire così, si può debellare questo fenomeno.